questa è una bellissima iniziativa. La Società dei Concerti ci ha chiesto di poter usufruire del nostro auditorium Gaber e quindi ci saranno 30 serate concertistiche di musica classica in cui si esibiranno soprattutto dei giovani talenti italiani e stranieri, ma soprattutto italiani, rivolgendo il loro spettacolo soprattutto a dei giovani e a tutti gli estimatori della musica classica. La musica è un linguaggio universale, dobbiamo e vogliamo farlo conoscere di più ai giovani e a tutti. Musica è dentro il DNA dell'Italia e della Lombardia, e grazie alla Società di Concerti e alla collaborazione con Regione Lombardia ci saranno queste 30 serate a cui mi auguro che partecipi un pubblico veramente molto vasto. 30 appuntamenti gratuiti presso l'Auditorium Gaber, giovani selezionatissimi e in procinto, ci auguriamo, di una carriera importante a livello concertistico. Giovanni Allevi è stato uno degli artisti che hanno debuttato, ma Giovanni Allevi non riusciva allora ad avere una scrittura di nessun teatro italiano. L'unico che gli diede retta fu Antonio Morgone, così sulla fiducia e con il fiuto del talent scout che ormai gli è riconosciuto da 20 anni.